Ragazzacci, prima che inizi il video, alcune raccomandazioni. Come potete vedere, ho cambiato un po' la grafica del canale in modo da renderlo un po' più in stile natalizio e gradirei una vostra opinione sul risultato. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un like e fatemi sapere la vostra sulla nuova grafica. Ma ora, sigla natalizia. Andiamo, ragazzacci. Da farvi vedere una cosa. Ragazzacci web, un salutone da Innapaccio e bentornati su Minecraft. Allora, ci troviamo qua nel mio magazzino perché il progetto che voglio andare a fare oggi, se avete letto dal titolo, è una cosettina un po' particolare, è un passaggio segreto. Per fare ciò mi serviranno alcuni materiali. Ora, quindi, cominciamo a prendere della redstone, delle torce, dei repeater, ok. Poi mi servono del legno, che userò quello di betulla. Uno stack è più che sufficiente, anzi avanza e abbondantemente, solo che meglio averne di più che di meno. Un po' di petrisco e poi mi devo craftare due o tre cosette, dei pistoni. Tanto per cominciare, pistone me ne servono 5. Oh, lui, il distributore. Eccolo qua. Serve un distributore. Dobbiamo convertire i pistoni in pistoni appiccicosi e visto che abbiamo avuto la fortuna di trovare le slime l'altra volta, ben vengano, e noi le facciamo tutte quante. Quindi, zacchite. Ah, e mi serve anche un blocco di redstone. Ovviamente un secchiello d'acqua e un secchiello di lava. Posiamo quello che non ci serve, tipo il ferro extra. Prima di iniziare, però, ricordo a tutti quanti che se volete finire nel libro degli iscritti vi basterà lasciare un commento qua sotto al video, dandomi un consiglio, dicendomi cosa fare, facendomi una domanda, oppure anche volendo chiedendo di essere salutato. E sta per venire notte, quindi andiamo a dormire. E buongiorno, buongiorno. Allora, passiamo da qua che tanto è uguale. Qui devo prendere l'ariano, ce l'ho fatta. Molto bene. Allora, nello scorso episodio, a parte il fatto che ho completato, diciamo, quella che era l'illuminazione esterna, ho fatto questo partner qui su, diciamo, questa intersezione che ho completato anche da questo lato e da questo a questa maniera. Qui praticamente partirà una nuova strada che ci porterà qua e dove qui ho già preparato un buco 3x3. Perché come nel precedente episodio ho detto, qua sotto andrò a fare qualcosa che mi sembrava figo fare sotto la cascata. Infatti qui ho preparato la stanzetta, però non è quello che andremo a fare oggi. Questo progetto credo che mi occuperà 2 o 3 episodi. Allora, come dicevo, quello che andremo a fare è un passaggio segreto che mi consentirà di entrare in quella stanza. Ma come lo voglio fare? E per fare questo, guardatemi negli occhi. Guardatemi bene negli occhi. Questo qui è un progetto che farò oggi. Vedrete come si aprirà oggi il passaggio segreto e poi non lo vedrete mai più. Non mostrerò mai più in video qual è la chiave di accesso alla stanza segreta. Solamente i veri ragazzacci sapranno qual è il segreto del passaggio segreto. Se volete essere un vero ragazzaccio, dovrete scoprire come si entra nella stanza segreta. Partiamo a lavorare. Punto primo, crafting. Punto secondo, letto. Almeno siamo qui tranquilli e beati.
non ci rompe le scatole nessuno. Allora, quello che ci serve in primis sono questo qua, organizzare bene l'inventario per poter bene lavorare precisamente. Premetto che comunque sia questa qui non è una mia idea. Ho preso l'idea da un youtuber che si chiama Zela Games, che lascerò il link al tutorial in descrizione. Lo copierò pari pari, parliamoci chiaro, perché è una cosa un po' strana, cioè è un trick che non avrei mai pensato potesse essere possibile da fare, parliamoci chiaro, però funziona, tanto mi basta. So che probabilmente con l'1.14 questa cosa non funziona più, ma a noi ce ne importa una ricca, quindi andiamo avanti. Allora, partiamo con mettere due blocchi di legno qua, un blocco di legno qua e un pistone appiccicoso qua sopra. Però poi devo togliere questo blocco di legno. Dopodiché mi serve mettere un pistone appiccicoso qua dietro che guarda in qua. Qua sotto due blocchi così. Ho già sbagliato? Sì, lo devo fare all'incontrario. Perfetto, bravo Napoli. Olè. Allora, così. Due blocchi qua sotto, avevamo detto, e io non ho nemmeno posto per lavorare, quindi si allarga ancora un po'. Fatto ciò, qui ci vanno due torce di redstone, una qui e una qua. Qui va messo uno, due e tre blocchi qua e uno davanti al pistone. Ok, poi qui si sale di due blocchi e qua si mette la redstone, uno, due e tre. Bene. Qua ci va una torcia di redstone che si spegne, eccellente. E poi qui ci va il nostro distributore, precisamente qua, che guarda così. Fin qui tutto semplice e tutto chiaro. Mi raccomando, se volete replicare la cosa, fatelo nell'ordine preciso in cui lo sto facendo io. Ok? Perché tutto questo si attiveranno dei trick particolari e vanno fatti in un certo ordine, altrimenti non funziona. Fatto ciò, qui ci va un repeater settato sul 2, fondamentale. Davanti al repeater un blocco così, una torcia di redstone sopra e un blocco sopra la torcia di redstone, non lì, lì. Io sto usando il legno perché mi è più facile identificare così i posti dove mettere la roba, però voi potete usare tranquillamente qualsiasi materiale, parliamo chiaro, non è indifferente, è indifferente. Qua sopra un pistone appiccicoso che si attiverà immediatamente e attaccato al pistone appiccicoso ci va il blocco di redstone. Mi serve una slab che non ho preso. Andranno bene quelli di cobblestone? Penso di sì. La slab va messa precisamente qua, non in altri posti, cioè lì, punto. Sopra la slab un pezzettino di redstone e sopra a questo pistone un altro blocco. Ok? Davanti a questa torcia un blocco e poi mi serve una leva che non ho fatto. Facciamo pure la leva. Ora, la leva va qua. A questo punto
L'unica cosa, non sono molto convinto di questo blocco di legno qua. Ci metto un blocco di pietra. È più sicuro. Poi capirete perché. Poi sta avvenendo notte, quindi dormo. E qui se mi arriva un creeper piango. E volevo metterci pure del vetro provvisoriamente che non ho preso, quindi vado in base a prendere il torno. Il vetro ne va messo un... però mi rinchiudo. Ok, potrebbe essere un problema. Allora, mi sono fatto il passaggio un po' a cap e qua di dietro, vediamo un po', poi si sistema il tutto. Allora, eravamo arrivati qui. A questo punto va messo un blocchettino di vetro qua, uno qui, uno qua. Ok? Bene. Qui si può tirare su tutto quanto, anche qui. Tattiche, tattiche. Si può proprio chiudere. Qua così, perfetto. Ora passo di là per tornare dentro. Vediamo un po', ok. Detto questo, cioè fatto questo, no, mi sono richiuso. Aspetta. Quello che noi dobbiamo andare a fare è andare ad attivare la leva. Succederanno un po' di cose, come potete aver capito. Cioè si spostano un po' di vari marchi ingegni infernali che c'erano qua dintorno. A questo punto dobbiamo fare una cosa particolare, cioè prendere il secchio d'acqua e andarlo a mettere qua. Si ritira tutto molto bene. Messo il secchio d'acqua, bisogna mettere un blocchettino. Penso va bene qualsiasi materiale, io uso il vetro giusto per vedere. Precisamente qua sotto. Si ritricca, triggera tutto, il che è perfetto perché vuol dire che tutto quanto sta funzionando. Solamente a questo punto mettiamo il secchio di lava dentro il distributore. Chiudiamo qui con del vetro e siamo a posto. E voi direte, sì, va bene, e tutto questo per quale arcano mistero e scopo viene fatto? Perché semplicemente, se io ora vado a spaccare questo, succede questa cosa. Si genera un cubo di pietra, no? E ogni volta che noi spacchiamo questo, si genera un cubo di pietra. E dite, va bene, hai fatto un generatore di pietra, perfetto. Però ogni volta che viene spaccato il cubo di pietra, ok, tutto questo marchingegno si attiva, questo cubo di redstone si abbassa di uno, sta lì qualche secondo e manda un segnale di redstone dove vogliamo, e questo ci fa da chiave per andare ad aprire una porta. Non so se mi sono spiegato bene. E questa porta ovviamente la voglio mettere qua. Praticamente qua di dietro ci vanno i due pistoni che ci mancavano. Che sono, uno va qua e uno va qua. Ok, perfetto. Dietro i pistoni, andiamo un po' di fare la cosettina fatta bene, uno e due, ok, qui si sale uno, erano qua,
Ecco qua, 1 e 2. Qui non mi ricordo bene com'era la faccenda, però in teoria dovrei mettere un blocco qui, una torcia di Epson. E si attivano entrambi. Perfetto. Poi. Io qui ci devo mettere la redstone, se non sbaglio, perché se io faccio così, ok, quello si spegne e quello si rosa, ok, perfetto. Quindi qua ci, ora mi incastro tantissimo, ci va un blocco, pezzettino di redstone, pezzettino di redstone. Prendiamo la roccia e camuffiamo il tutto. Ora, se io praticamente spacco questo, si apre la porta e si chiude la porta. È una figata. E questo, signori e signori, è il mio sistema di passaggio segreto per entrare là dentro. Ovviamente, parliamoci chiaro, questo qui andrà tutto quanto mascherato con la pietra, cioè io lo lascio qua, ve lo vedete, ve lo studiate, vi garba? Bene, guardatelo ora perché non lo vedrete mai più, sappiatelo, questo appunto diventerà il segreto dei ragazzacci. Detto questo, ragazzacci, io per oggi vi saluto. La prima parte del progetto è stata ultimata. Abbiamo fatto un passaggio segreto che ci porterà nella stanza sotto la cascata, all'interno della quale, ve lo spoiler, voglio fare una farm di pesca. So che bene o male la fanno tutti, non è niente di nuovo, però è una cosa figa, mi piace, ci sta, quindi la voglio fare anch'io. E questa, diciamo, è la seconda parte. La terza parte sta nell'arredare la stanza della farm di pesca, e la voglio fare in un modo un po' particolare. Per farlo devo andare in un posto particolare, ma lì ci arriveremo. Detto questo, se vi è piaciuto il video lasciate un like e un commento, sicuramente fatemi sapere la vostra. Ricordatevi che se volete essere salutati o entrare nel libro degli iscritti, comunque sia, lasciate un commento dandomi un consiglio o quello che volete. Per il resto niente, per oggi è tutto. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, da un abbraccio, un saluto e un abbraccio, e alla prossima gente, ciao ciao.